Questo è un evento organizzato da WISP nazionale all'interno del Festival per lo sviluppo sostenibile organizzato da ASVIS, di cui appunto WISP è un prezioso partner. L'importanza dello sport nella transizione ecologica credo che ormai sia chiara a tutti, e da questo punto di vista l'iniziativa di WISP con Green Mob WISP per lo sport e la mobilità sostenibile rappresenta appunto un'esperienza concreta. L'obiettivo è quello di promuovere una nuova cultura della mobilità attraverso appunto delle pratiche, delle buone pratiche. L'idea di WISP parte appunto nell'ambito del progetto dell'azione WISP for Sustainability del progetto Sport per Tutti. Che cosa ha pensato di fare WISP? È sotto, diciamo, gli occhi di tutti il problema di raggiungere i posti dove fare sport. Anche i più sportivi spesso non si rendono conto che forse una camminata sarebbe meglio che prendere la macchina, o magari si potrebbe trovare qualche cosa di diverso. E proprio per raggiungere più velocemente gli obiettivi prioritari dell'Agenda 2030, WISP si vuole concentrare sulla mobilità, con l'obiettivo naturalmente di ridurre l'inquinamento atmosferico, di ridurre la congestione stradale e anche i tempi di trasporto, perché naturalmente se meno persone si muovono con il mezzo privato, i mezzi pubblici funzionano meglio, c'è più sicurezza anche per i quartieri che ospitano gli impianti. Questa mi sembra veramente una cosa che giustamente la WISP sottolinea. Allora, brevemente, ma poi ce lo spiegheranno i nostri ospiti, che cos'è Green Mob WISP? È un gioco, una sfida alla quale possono partecipare tutti gli utenti degli impianti sportivi, e che in questa fase sperimentale invece vedrà gli utenti di tre impianti di Roma, Bari e Casalecchio di Reno. E poi attraverso l'app Good Go, che è predisposta appunto dalla startup EcoGeco, che è uno spin-off dell'Università di Pisa, e quindi qui si capisce perché abbiamo degli illustri ospiti, appunto, attraverso l'app appunto verranno contabilizzati i chilometri percorsi per raggiungere gli impianti. E io però darei immediatamente la parola a chi questo progetto l'ha ideato, chi ha fornito gli strumenti perché questo progetto possa andare avanti e chi lo sta mettendo anche in pratica. E quindi chiederei immediatamente al presidente nazionale WISP, Tiziano Pesce, spiegarci appunto qual è in qualche modo il ruolo dello sport nella promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, quali sono le politiche WISP per incentivare uno sport più verde e sostenibile, appunto in accordo con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Presidente, a lei la parola, grazie. Grazie Cristina, buonasera a tutte e a tutti, grazie agli amici che poi interverranno, ecco, dopo questa mia veloce, diciamo, introduzione con cui cercherò, ecco, come anticipato, di delineare, ecco, l'impegno della WISP, l'impegno di un'associazione di promozione sociale, l'impegno di un ente di promozione sportiva quale è l'WISP, oggi anche rete associativa nazionale. Io parto intanto, ecco, cogliendo questa occasione per rinnovare a nome della Giunta nazionale, dell'intera associazione, la vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, rinnovando, ecco, il cordoglio per le vittime e la piena solidarietà alle loro famiglie. Del resto credo che i temi che oggi affrontiamo e che come WISP affrontiamo, ecco, quotidianamente sul vasto ambito della sostenibilità ambientale siano, come dire, in qualche modo anche collegati. Intanto grazie ad ASVIS ovviamente per questa importante opportunità. La dottoressa Nadotti, ecco, parlava, inquadrava questa esperienza all'interno di un progetto ampio, di un progetto quadro per noi, Sport per Tutti, un nome sicuramente, diciamo, che richiama il nostro acronimo, il nome di un progetto, quindi Sport per Tutti, che è stato finanziato, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del decreto legislativo 117-2017, conosciuto ormai da tutti come codice del terzo settore. Questo lo dico per sottolineare, ecco, l'importanza delle opportunità
che possiamo cogliere, che vogliamo cogliere, che la nostra rete associativa vuole cogliere in merito proprio ai nuovi istituti dell'amministrazione cosiddetta condivisa, le nuove opportunità appunto della riforma del terzo settore. E una WISP, ecco, che sente tutta la responsabilità, essendo una delle più grandi associazioni di promozione sportiva e sociale, sente tutta appunto la responsabilità di un impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. Per noi la sostenibilità ambientale è sempre stata una priorità centrale, però, per così dire, di un più ampio concetto di sostenibilità sociale, quindi benessere, salute, tutela delle persone, sostenibilità economica, sicurezza, diritti. Perché, ecco, siamo convinti che le scelte che devono sicuramente essere sempre più virtuose, consapevoli di ciascuno di noi, servono, ecco, per contribuire attivamente e tenere, diciamo, viva, ecco, la prospettiva di un futuro che sia sempre più sostenibile. Una priorità, un impegno che abbiamo fissato molto chiaramente nel nostro statuto, che ovviamente mette al centro le attività sportive, ma va, per così dire, anche oltre il perimetro delle attività sportive e coglie quelle che sono appunto attività di interesse generale fissate proprio dal codice del terzo settore. Quindi il ragionare, l'impegnarsi su interventi che siano finalizzati, per esempio, alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'utilizzazione accorta, sempre più accorta e razionale, delle risorse naturali. Quindi, ecco, dicevo, istituti dell'amministrazione condivisa che ci mettono nella condizione di coprogrammare, di coprogettare con le istituzioni, non solo ovviamente le istituzioni centrali, ma soprattutto gli enti locali, le organizzazioni sociali, senza dimenticare sicuramente il mondo dell'impresa, della scuola, dell'università, e l'appuntamento di oggi ne è una testimonianza, quindi un dialogo anche aperto ai centri di ricerca, alle fondazioni che si occupano di ambiente e di sostenibilità. E la WISP da subito ha voluto cogliere gli obiettivi sicuramente ambiziosi dell'Agenda 2030 come obiettivi con cui declinare, ecco, l'impegno delle attività sportive, portare avanti soprattutto, lo sottolineiamo, un impegno concreto a favore appunto della trasformazione, della decarbonizzazione dell'attività sportiva, e quindi anche il fissare, lo facciamo anche attraverso il nostro bilancio sociale che da 3 anni andiamo ad approntare grazie alla collaborazione anche in questo caso dell'istituto di management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, quindi attività che sono legati anche proprio a obiettivi specifici dell'Agenda 2030. Abbiamo aderito pienamente ovviamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, pensiamo per esempio agli SDGs 7 e 13 a favore dell'uso di energie alternative rinnovabili, dell'azione climatica, grazie poi alle caratteristiche della trasversalità del nostro sport, dello sport di base, dello sport sociale, possiamo contribuire a rendere le città più inclusive, le città, gli insediamenti umani, come dire, luoghi più sostenibili per chi li vive, luoghi più sicuri, luoghi più resilienti e sostenibili. Pensiamo poi all'obiettivo 15, quello che è legato alla preservazione dell'ambiente naturale, quindi pensiamo a tutto l'impegno della WISP, delle nostre associazioni, delle società sportive sul fronte dell'impiantistica sportiva integrata sul territorio, sui temi del riciclo, del riuso dei materiali. Qua non possiamo non dimenticare l'impegno che portiamo avanti ormai da 12 anni, per esempio col consorzio Ecopneus, nell'ambito della raccolta, del riciclo, del riuso del pneumatico fuori uso. Quindi tantissima attività formativa, informativa, di educazione ambientale, tesa alla riqualificazione dei centri urbani, ma non solo, ricordiamo tutta la grande attività legata anche alle aree protette, ai parchi e alle riserve naturali. Chiudo velocemente, restando all'attualità anche di questo ultimo anno, all'impegno della WISP in questi ambiti anche nel periodo tremendo della pandemia. Abbiamo portato avanti un lavoro che si era insediato nel Forum Nazionale del Terzo Settore con il Comitato Economico Sociale Europeo, che ha portato all'approvazione nell'Assemblea Plenaria del CESE del marzo 2022 ad un parere di propria iniziativa sul tema dello sport e sui temi soprattutto di come l'Unione Europea, gli Stati membri possono, come dire, lavorare di più nel periodo post-Covid per migliorare la ripresa attraverso lo sport. Questo parere ha un capitolo molto, come dire, chiaro e netto proprio sul tema della dimensione ambientale, di come lo sport rappresenti uno strumento
strategico per il raggiungimento degli obiettivi in risposta appunto alle sfide aperte e come anche le infrastrutture sportive, se trasformate, se accompagnate ovviamente con il giusto sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche, possano essere ulteriori attori di questo cambiamento. Quindi ecco, chiudo ringraziandovi ancora tutti, ringraziando chi ci segue per ecco, sottolineare come io credo la sostenibilità possa davvero tenere acceso il futuro, come del resto sottotitola il Festival di Asvis. Grazie ancora. Grazie Presidente, lei ha messo già sul tavolo moltissimi temi, uno fondamentale, l'importanza dello sport per la vita. Voi fate sport per tutti, che è la cosa più importante, anche tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 la salute lo specifica in maniera molto chiara, quindi l'altra cosa che lei ha molto chiaramente sottolineato è l'importanza di queste connessioni con le amministrazioni, perché ci sia un progetto condiviso, che è poi quello che voi cercate di fare appunto con la vostra iniziativa. Io adesso darei la parola a Daniele Mirani. Daniele Mirani è il presidente di Simurg Ricerche, in pratica ci parlerà di come i piani di spostamento casa sport in pratica possono essere pianificati, perché naturalmente per ottenere una mobilità veramente efficace c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di studio sui dati. Daniele Mirani è un esperto di piani di mobilità e ha già realizzato appunto il piano esecutivo Casa Sport dei tre progetti sperimentali che WISP ha già avviato. Ecco, io immagino, dottor Mirani, che lei ci dirà quali sono i grossi problemi in città come le nostre, in una città come Roma, quando si affrontano questi piani di mobilità. La sì. Parola a lei. Grazie, buonasera a tutti, grazie della partecipazione. Come ha già detto la dottoressa Nadotti, mi chiamo Daniele Mirani, faccio parte di Simurg Consulenze e Servizi. Noi siamo una società che con sede in Toscana, Livorno, è stata selezionata da WISP nazionale per appunto portare a termine alcune parti di questo importante progetto che è Sport per Tutti. Nello specifico, vado al punto direttamente per essere più breve possibile, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo pianificato gli spostamenti di tre importanti impianti sul territorio nazionale. Tenete conto un brevissimo inquadramento del nostro lavoro. Partendo dal presupposto che milioni di persone si spostano verso gli impianti sportivi tutti i giorni, come peraltro fanno andando a scuola o andando al lavoro, il progetto Sport per Tutti, una parte del progetto Sport per Tutti, che è un progetto molto più ampio e articolato, ha l'obiettivo generale appunto di sperimentare e promuovere pratiche di mobilità sostenibile alternative a quelle dell'uso dell'auto privata per percorrere i tragitti casa sport. È un'esperienza interessante sotto tanti aspetti, ma il principale è che è un'esperienza sperimentale e anche unica in Italia, perlomeno se noi inquadrata sotto questo appunto di vista. Il termine piani di spostamento casa sport non esiste attualmente, esistono i piani di spostamento casa lavoro e casa scuola, sono normati da un dettame normativo preciso, non esiste ancora la pianificazione degli impianti sportivi e quindi di questo tipo di spostamenti. Un altro importante aspetto di questo approccio che ha voluto adottare WISP è la replicabilità di questo modello, cioè abbiamo cominciato su tre impianti a livello nazionale, ma questo non toglie che il modello di lavoro possa essere diciamo replicato su scala nazionale, con indubbi impatti positivi su tutta la comunità. Ora andiamo a vedere quali sono stati i problemi di partenza, gli obiettivi, la metodologia utilizzata per portare avanti questo lavoro. Come ho accennato prima, abbiamo pianificato tre impianti sportivi a Roma, Casalecchio di Reno e a Bari. Abbiamo predisposto un manuale, ci è stato richiesto, diciamo, per spiegare nei dettagli
e soprattutto per dare supporto a eventuali comitati territoriali WISP che volessero adottare questo progetto, questa metodologia. Quindi c'è un manuale per la corretta pianificazione degli impianti sportivi, e poi abbiamo selezionato un'app, poi ne parleranno anche i nostri amici di Ecogeco, un'app che proprio si configura come una delle soluzioni che il piano ha identificato per una corretta pianificazione dell'impianto. I problemi da risolvere sono noti. Faccio alcuni cenni citando alcuni numeri. Tenete conto che in Italia, anche per far capire l'importanza del progetto, in Italia ci sono circa 12 milioni che praticano sport, e possiamo presupporre che questo volume di persone tutti i giorni si rechi presso un impianto sportivo. Ma una delle prime domande, no, con noi come ricercatori ci siamo chiesti: ma queste persone come si muovono? Che pratiche di mobilità adottano tutti i giorni per raggiungere l'impianto sportivo? Allora tenete conto che le statistiche ufficiali suddividono gli spostamenti in quantomeno tre gruppi, per motivi di lavoro e studio, per la gestione delle problematiche legate alla vita familiare e poi per il tempo libero e fare sport. All'interno di questa fetta del 34% appunto ricadono gli spostamenti verso gli impianti sportivi. Le stesse statistiche, qui ho citato i dati eSport del 2021, ci dicono che la parte più importante degli spostamenti viene fatta in maniera non sostenibile, cioè con un mezzo privato, che sia una moto o un'auto privata a motore. E questo chiaramente è diciamo una delle strategie da perseguire. Quella principale è andare a erodere questa grande percentuale a favore di mezzi di spostamento più sostenibili, cioè il trasporto pubblico, andare a piedi e in bicicletta. Ce lo dice anche l'Istat che non ci muoviamo proprio in maniera sostenibile. Tutti i giorni si spostano nelle nostre città 33 milioni di persone, e 2 su 3 di questi spostamenti avviene con un mezzo privato a motore. Il traffico veicolare, quindi il volume di traffico generato da tutti questi spostamenti, è ampiamente riconosciuto oggi come una tra le principali cause dell'inquinamento, circa il 25-27%. Tenete anche conto che il 70% delle emissioni dei trasporti si devono al trasporto su strada. Quindi i piani di spostamento, anche i piani di spostamento cada sport, vanno ad incidere, cercano di migliorare questa percentuale, di diminuire la percentuale di persone che si spostano con un'auto privato, con un mezzo motore privato in generale. La mobilità è tra gli obiettivi trasversali principali di gran parte degli obiettivi dell'Agenda 2030. Ad esempio l'obiettivo 11, città e comunità sostenibili, è quello all'interno del quale queste strategie si focalizzano e si convogliano nella maggior parte dei casi. E come dicevo prima, le organizzazioni internazionali, ma anche nazionali, gli stati stanno agendo in questo senso, tenendo conto, come ho già accennato, che permane un obbligo in Italia di predisporre i piani di spostamento casa lavoro e casa scuola. Non esiste un obbligo per gli impianti sportivi, ma WISP accetta comunque questa sfida e decide di intraprendere questo lavoro sperimentale. Le motivazioni sono riassumibili in questi tre aspetti, secondo me, importantissimi, cioè la sostenibilità ambientale e uguaglianza sociale. Tenete conto che il muoversi a piedi in bicicletta verso un impianto sportivo è il modo più meno costoso e più accessibile a tutti, e quindi una corretta mobilità aiuta anche alla non discriminazione per motivi di reddito. La funzione educativa dello sport. Lo sport ha un enorme impatto sui nostri ragazzi, sui nostri bambini, e quindi assume un valore strategico importantissimo per il cambiamento culturale, appunto, che occorre innescare quando si parla di mobilità sostenibile. E gli impianti sportivi e lo sport in generale sono proprio un megafono, una cassa di risonanza importante per raggiungere le famiglie e tutta la comunità.
E poi, attraverso una corretta pianificazione degli impianti sportivi, si può anche contribuire in maniera efficace alla pianificazione della mobilità urbana, perché per chi fa pianificazione è importantissimo, avere sempre dati attendibili, microdati, cioè dati sui quartieri, le città, dati specifici, e ad esempio se pensiamo ai piani urbani della mobilità sostenibile, e quindi la pianificazione dello sport con tutti gli spostamenti verso gli impianti sportivi, con tutti i dati che si raccolgono, può essere poi un vero tesoro da utilizzare quando si fa pianificazione urbana. Ci sono dei vantaggi diretti per la collettività, quindi l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, si contribuisce alla sicurezza degli spostamenti, si diminuisce la congestione stradale e anche si agisce sui tempi di percorrenza che vengono limitati, e quindi con vantaggi appunto sul tutto l'impianto del traffico e quant'altro. Che metodo abbiamo utilizzato per predisporre questi strumenti? Abbiamo agito sui tre impianti, l'ho citato prima, Casalecchio di Reno, Roma e Bari. I piani solitamente vengono costruiti prima predisponendo un solido efficace quadro conoscitivo, quindi noi ci siamo recati presso gli impianti sportivi, abbiamo raccolto dati proprio che ci hanno fornito i gestori degli impianti sugli utenti e quant'altro. Abbiamo fatto un'analisi statistica e cartografica degli impianti e poi siamo passati a progettare le misure, cioè le soluzioni per una corretta mobilità. Questa slide fa capire un po' il lavoro svolto. Vedete, questo è l'impianto che è un po' sul focus oggi, il Fulvio Bernardini. L'impianto viene studiato nei dettagli, partendo dalle aree sportive viene fatta una statistica ad esempio sugli orari per capire quali sono le fasce di punta, e quindi magari anche andare a agire poi sul trasporto pubblico e quant'altro. Questi sono alcuni risultati che sono emersi dalle analisi che abbiamo svolto. Vedete, anche rispetto ai dati nazionali che ho citato prima, il moda split del Fulvio Bernardini cosa ci dice? Cioè la distribuzione degli spostamenti, dei mezzi di spostamento utilizzati dagli utenti per recarsi all'impianto, che la stragrande maggioranza si muove in auto, 71%, e un'altra fetta importante in scooter, quindi quasi l'80%. Tutto il resto degli spostamenti a piedi, in bicicletta, eccetera, noi diciamo sono valori residuali. Ecco, il piano deve mettere in atto delle strategie per andare a ribaltare, a modificare queste percentuali. Vedete, nella slide in basso a destra ci sono gli obiettivi che si è prefissato l'impianto per il futuro, cioè nei prossimi 3-5 anni, ad esempio, di andare ad abbattere la percentuale dell'utilizzo dell'auto dal 71% al 50%. Le strategie che si possono mettere in atto sono varie, noi abbiamo appunto ne abbiamo affrontate alcune: agire sul trasporto pubblico, agire su pratiche di mobilità come quella del carpooling. Non sto a spiegare qui abbiamo inizialmente abbiamo identificato appunto delle aree dove inserire dei parcheggi riservati al carpooling. Devo dire che gli impianti hanno reagito velocissimamente, hanno cominciato a adottare queste misure, la promozione della mobilità ciclabile, e per finire, così do la parola al prossimo intervento, noi abbiamo selezionato una app, perché il progetto prevedeva proprio l'adozione, sperimentare l'utilizzo di un'app per dare premialità agli utenti più virtuosi che avessero messo in pratica alcune pratiche, scusate il bisticcio di parole, contenute nelle strategie del piano. Quindi abbiamo selezionato l'app GoodGo, degli amici di Ecogeco, basandoci su tre criteri fondamentali che poi verranno appunto credo descritti. Innanzitutto la possibilità di registrare gli spostamenti in tempo reale, quindi di monitorare i singoli spostamenti.
La possibilità di effettuare il monitoraggio dei dati, cioè di esportare i dati e studiarli successivamente per capire anche se le strategie poste in essere hanno avuto successo, e poi è uno strumento altamente personalizzabile, cioè che si può cucire addosso alle varie realtà. Questo come Simurgh ci è piaciuto e quindi abbiamo selezionato insieme a WISP questa app. Si sono attivate, si è già attivata la prima gara con notevole successo, verrà spiegato da il professor Pratelli, quindi lascio la parola e vi ringrazio e vi saluto. Grazie a Simone, scusate, a Daniele Mirani. Allora, intanto devo dire una cosa: c'è la possibilità di porre delle domande con il pulsante domande e risposta, e qualcuno è già arrivata. Per esempio, quanto lei ci ha presentato, dottor Mirani, era molto interessante. Lei è stato molto gentile a tenersi perfettamente nei tempi, però qualcuno chiede: ma poi sarà possibile avere queste slide? Io ricordo che comunque poi l'intervento resterà su YouTube, quindi con un pochino di attenzione si potranno anche rivedere. Interessano anche me, perché alcune cose non si sono viste bene, quindi magari sì, poi... Sì, tagliamo. Sono andato un po' veloce, poi mi devo scusare, infatti... ma... Oggi è Santa Giulia, è la patrona di Livorno, e tutte le campane che avete sentito, io non so come mai... non l'avete sentite? Meno male, perché c'era uno scherzo. Noi abbiamo qui lo studio di fronte al Duomo e io proprio ho detto non si capirà niente. No, si è capito tutto, le slide però sono interessantissime e per questo in qualche modo bisognerà trovare un modo di... No, io vi mando tutto ovviamente, condivido. Perfetto. Tutto e poi ci sono i piani che sono di WISP, dove ci sono ampiamente tutti i dati. Benissimo. E c'è lo studio. Perfetto, quindi lo troviamo anche sul sito di WISP, poi magari chiedo alla regia se mi dà un'indicazione precisa o di metterlo da qualche parte, in modo che si possano andare a rivedere. Bene, do quindi la parola ad Antonio Pratelli. Vediamo già in condivisione lo schermo. Antonio Pratelli è professore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa, che entrerà un po' più nello specifico per quanto riguarda sia appunto l'app Good Go e di che cosa fa anche EcoGeco, che è questo spin-off dell'Università di Pisa. È molto interessante la questione del creare questo gioco, però abbiamo già visto nei due interventi precedenti, sia quello del presidente Pesce che quello del dottor Mirani, che poi abbiamo bisogno di dati, anche se questi dati sono in questo momento sicuramente non confortanti. Ecco, lascio appunto al professor Pratelli di spiegarci come siete poi arrivati a questa app e che cosa fate con EcoGeco. Prego. Buonasera, di nuovo, mi sentite? Buonasera, sì? Sì, tutto a posto, sentiamo bene. Grazie, dottoressa. Allora io riprendo da dove il dottor Mirani si è fermato, praticamente, anzi mi offre proprio lo spunto per iniziare, perché giustamente ha sottolineato che l'uso dell'automobile è difficilmente, contestabile, contrastabile. Infatti anni e decenni di studi confermano il fatto che ormai l'uso dell'auto privata, l'acquisto di un'auto e l'utilizzo è diventato un cosiddetto tunnel della mente, come in scienze cognitive viene definito, come lo scommettere sul numero ritardatario e altre cose. Questo vuol dire che per, diciamo, scardinare, ma sarebbe troppo bello, comunque attaccare un po' questa convinzione ormai radicata nell'essere umano, bisogna ricorrere a qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo. Per cui la parola d'ordine che EcoGeco ha adottato è l'incentivazione. Incentivare qualcosa vuol dire sensibilizzare senz'altro, ma anche è sinonimo di stimolare ovviamente in modo virtuoso. Quindi quello che noi ci siamo fissati fin dall'inizio, trasformando quello che era un progetto europeo tra i migliori della sua epoca, nel 2018 siamo andati in finale a Bruxelles tra i 10 migliori progetti europei, l'unico progetto italiano o l'unico progetto toscano, come diceva il governatore della Toscana, un po' troppo di parte, no? A mio vedere,
appunto quello di fare un'azione concreta ed efficace a supporto delle politiche di sostenibilità. E stiamo sperimentando ancora, ha detto bene dottor Mirani, siamo in cammino, però i risultati ottenuti dal primo progetto pilota, facente parte della ricerca europea su Livorno e altre occasioni che stiamo accumulando, ci stanno dando un po' ragione e soprattutto conforto. Dal progetto europeo è derivato l'iniziativa dello spin-off, che è posto da una molteplicità di, diciamo, di competenze. Io sono professore di ingegneria civile del traffico e dei trasporti, ho a fianco a me ex allievi, ho a fianco a me esperti di comunicazione come la dottoressa Damari, che è veramente a fianco a me, cioè qui al lato da me, che cura tutta l'organizzazione e il coordinamento della società, perché inoltre è una società anche più in embrione. Quindi con questa base siamo da un lato andati a brevettare, ecco, la piattaforma Google e l'app relativa, incoraggiati dai risultati. Dall'altra parte, anche qui ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto, principalmente la dottoressa Nadotti, sottolineare effettivamente il binomio sport e ambiente. Non c'è, secondo noi, non c'è migliore occasione di questa, perché se vogliamo creare una nuova cultura, forse gli sportivi sono coloro che ce l'hanno già dentro. Io vi presento velocemente le mie slide, però questa premessa era obbligatoria. Tante cose le ho già sentite, quindi il partner tecnologico per incentivare appunto i piani, tra l'altro spostamenti cassa lavoro, che è un po' una riedizione del mobility management della fine degli anni 90, rivista e corretta in chiave moderna, cioè senz'altro. Comunque sono effettivamente obbligatorie, ecco, per tante attività. L'incentivazione anche rivolta a elementi più sensibili, più recettivi, quali possono essere i giovani, gli studenti, le scuole, ecco, in altre parole, quindi coltivare anche una cultura, seminare, non sono frasi fatte per il futuro effettivamente, e soprattutto tenere d'occhio i risultati, il sistema, attraverso le analisi statistiche, come appunto Simurg ha fatto e farà in futuro. Certamente gli obiettivi sono i soliti, se volete, della sostenibilità, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e tra l'altro le cose più facili, come amo ripetere a lezione, sono le più difficili. Non è, la somma di due quadrati uguale a un altro quadrato, il teorema di Pitagora dimostrato prima della nascita di Cristo. La somma di due cubi uguale a un cubo è il teorema di Fermat, dimostrato pochi anni fa con strumenti che non erano nemmeno in uso matematici all'epoca di Fermat, quindi sono ancora dei dubbi. Passare da un quadrato a un cubo, ditemi se voi, se è difficile. Ma comunque, arriviamo al concetto fondamentale, quindi incentivare in maniera virtuosa, abbiamo detto. Quindi incentivare premiando. La premialità, la Danimarca lo ha anche nel piano nazionale della bicicletta che sta sviluppando, questo del rewarding, quindi è un concetto internazionale, e noi abbiamo cercato di farlo appunto cercando di agire sull'associazionismo. L'abbiamo sperimentato anche in altre occasioni, però i maggiori risultati sono dati appunto dal sentirsi da un lato appartenenti già a un gruppo allargato e dall'altro come una scuola, no? Io sono del liceo scientifico, l'altro è dell'istituto per agrario e così, quindi già l'appartenenza a un gruppo allargato, e dopodiché all'interno del gruppo attivare una sorta di competizione appunto virtuosa tra classi, sezioni, qualcosa del genere. Ho fatto l'esempio della scuola perché è il più semplice, no? Però servono a cercare di competere da un lato, vedete, con le abitudini, quella mentalità, quell'approccio cognitivo, quel tunnel della mente che ho detto all'inizio,
ci fa considerare l'auto come simbolo di libertà. Chi ha un'auto può andare da tutte le parti. Avete mai visto una pubblicità che mostra le auto in coda? O avete visto la pubblicità con l'auto che corre addirittura sulla spiaggia in mezzo alle onde? Va bene? Quindi, come vedete, cercano anche con la pubblicità, chiaramente, le leve più stimolanti. Non è che ci fanno vedere che si gira mezz'ora per cercare il parcheggio. Secondo i dati, gli ultimi dati, dal 20 al 25% del tempo di viaggio in zona urbana viene sprecato nella ricerca del parcheggio. Quindi questo mi permetto di dare un dato antico. Quindi, come le sfide sono queste che vedete, no? La difficoltà per cui quello che si fa va controllato e va analizzato per poter correggere in tempo, perché altrimenti è come se trascurassimo qualche spia rossa, consentitemi, sono cascato anch'io sul cruscotto della nostra macchina, gira gira si finisce lì. Vabbè. Quindi estrema diciamo innovazione, perché si rivolge estremo anche allargamento. Chiunque di noi ha in tasca un telefonino, anche se io volevo il drone, lo posso dire, ma le mie figlie si sono vergognate di andare a giro con un padre con il drone, quindi mi è toccato comprare l'iPhone. Per cui ecco, qualcosa che hanno tutti e sempre più familiare a tutti. E, diciamo quindi con relativo impegno e anche capendo da subito di poter essere parte di quell'insieme che dicevamo prima, di quella scuola, ma anche diciamo portare avanti gli interessi della propria classe, quindi impegnarsi per il proprio gruppo. E questo è un esempio di punteggio. Come si fa? Si danno dei punti, si danno dei crediti virtuali. È come la tesserina del benzinaio o del supermercato. Quindi se ti muovi in qualcosa di poco ecocompatibile, prendi il punteggio basso. Se addirittura vai a piedi, ti prendi 10 punti. Biciclette monopattino, 8. E così via. Chi inquina di più, diciamo, chi è meno rispettoso dell'ambiente. Ecco, questa è la parte facile. Adesso, come vi ho detto, con i teoremi di prima. Diventa il difficile, perché questi sono per esempio i numeri che si sono accompagnati a un esperimento che abbiamo fatto proprio con WISP. Quindi vedete le 705 tracce, cioè 705 percorsi monitorati durante il test. Bene? E chi ha fatto questi percorsi, chiaramente vediamo quanti chilometri ha fatto nelle varie modalità. Diciamo che la bicicletta si presenta bene, quindi già ora, già nell'esperimento, no? Quindi ci lascia sperare, è quella con i quali sono stati fatti più chilometri possibile, le persone si sono impegnate perché sapevano di essere, diciamo, retribuite in qualche maniera. Poco o tanto, badate, quando abbiamo fatto l'esperimento su Livorno, che era la città pilota, a me ne viene ancora da sorridere, perché chi andava in centro prendeva, in centro storico, in bicicletta prendeva diciamo i punti. C'era un negozio di mercerie, avevo offerto un paio di pantofole, ma non pantofole normali, quelle col plastico, tutte pelose, che forse era meglio non vincere. Però ecco, è il gesto, è l'impegno che conta, è lo stimolo, come abbiamo detto all'inizio. Noi non vogliamo assolutamente costringere le persone o se minacciarle sotto una qualche anche minaccia virtuale. No, le vogliamo coinvolgere in qualcosa per cui alla fine potranno essere orgogliosi di aver partecipato sia al gioco che, diciamo, nel loro piccolo a un contributo per l'ambiente, per la sostenibilità. Questo non è, diciamo, l'idea nostra, l'idea di rewarding che si sta diffondendo nel nostro continente, a tutti appunto i vari livelli, anche politici. Quindi, però la politica poi ha bisogno anche di punti concreti, ecco, diciamo, per tradursi. Noi siamo in questo ruolo di diciamo suggeritori. I risultati,
si fa una gara, si pubblicano i risultati. Solamente dal nostro esperimento, vabbè, il CO2 è un concetto, siccome non si vede, no? CO2 è qualcosa che vola, però è un concetto tecnico, chiamiamolo così. Chi conosce sa l'apprezza. Però gli alberi li vediamo tutti. Quindi, ecco, siamo a quasi 30 alberi con 705 tracce. Una traccia è una persona che si sposta, per cui non è mica male. Quindi, come se avessimo piantato 30 alberi per trasformare, diciamo, l'equivalente di CO2, per rigenerarlo, che senza questi 30 alberi questo CO2 ci rimane nel nostro vecchio mondo e contribuisce a provocare tutto l'effetto serra e tutti i disastri che purtroppo stiamo sperimentando a tutti i livelli e anche vicino a casa nostra. Vado avanti, sono le ultime due. E monitorare, questo è il risultato della nostra osservazione, è una sorta di termografia, ecco, fa vedere la città di Roma come chiaramente si sono concentrati di più gli spostamenti virtuosi e dove invece paradossalmente forse uno può pensare verso il centro c'è stato meno, uno potrebbe pensare verso il centro sono, però conoscendo Roma magari un pochino nel centro spostarsi a piedi in bicicletta è più difficile, forse proprio per la congestione, per andare a raggiungere appunto delle zone anche periferiche. Quindi va letto un po', ecco, con grano salis e con diciamo anche un po' di esperienza, il risultato non è paradossale, non aspettarselo, ecco, niente di strano. Però quello che voglio farvi vedere non è tanto il risultato in sé, ma come la capacità, come il binomio, insomma, con i nostri partner, Simur in testa, siamo riusciti anche a raggiungere questi risultati che onestamente non sono trascurabili, e ritorno all'esempio della facilità, non sono, diciamo, sono alla portata di elementi innovativi e oggi questo ci è consentito, quindi li possiamo usare. Ecco, tutto lì. Io vi ringrazio, spero di fare un ottimo lavoro con WISP, ringrazio anche WISP per l'occasione di crescere che ci ha dato. Ciao, grazie. Grazie professor Pratelli, molto interessante. Una delle cose che mi hanno colpito di più era il riferimento al premio delle ciabatte, che era anche un po' un ossimoro, se vogliamo, muovetevi ma con le ciabatte. No, scherzi a parte, era molto interessante quello che lei raccontava, perché sottolinea che in qualche modo le persone hanno bisogno di essere coinvolte. Qui potremmo mettere sul piatto un'altra discussione, che è quella del bisogno di comunità, che poi è un po' quello che anche l'WISP promuove quando parla di sport per tutti, perché qui non si tratta di vincere, non si tratta di ottenere chissà quale premio, ma il fatto appunto di sentirsi parte di un progetto, di fare qualcosa, mi sembra veramente una cosa molto interessante. C'è una domanda che ci arriva, ma magari diamo spazio dopo, perché qualche domanda sta arrivando. Io preferirei invece dare la parola in questo momento a Simone Menichetti, che è presidente della WISP Roma. Anche il professor Pratelli ci ha fatto vedere appunto l'impianto, nello specifico impianto in un quartiere che, per chi conosce Roma, Pietralata, è un quartiere che si trova vicino e tra alcune direttrici che sono le più complesse per la mobilità a Roma. Vi ricordate Guzzanti quando diceva far 2 metri sulla Tiburtina? Ecco, tutti noi sappiamo cosa significa, almeno noi che purtroppo, scusate, viviamo a Roma, sappiamo cosa significa girare da quelle parti. Quindi immagino che appunto l'impatto della mobilità sostenibile in quel tipo di quartiere sia veramente fondamentale e quindi è ancora più chiaro forse, dottor Menichetti, perché lei che presiede il comitato che ospita l'impianto di Fulvio Bernardini, perché per WISP sia così importante partecipare a un progetto del genere? Sì, buonasera a tutti e a tutti e a chi ci sta ascoltando.
Sì, diceva benissimo. Noi partiamo nella nostra esperienza diretta con questo progetto da un contesto piuttosto abbastanza complicato, sia per quanto riguarda la mobilità dolce o sostenibile, sia per quanto riguarda l'impatto ambientale, quindi il contenimento delle emissioni. Diciamo che Roma è complicata in toto per quanto riguarda questo tipo di spostamenti, insomma, non si dice nulla di nuovo. E quindi quando questo progetto ci è stato sottoposto da WISP nazionale, quando sicuramente lo riguarderà Daniele Mirani di Simurg appunto è arrivata al Fiume Bernardini per iniziare le ricerche, qualche dubbio noi lo avevamo sull'effettiva applicabilità di questo progetto nel nostro contesto. Più tardi interverrà la nostra assessora Federica Desideri e saprà spiegarvi bene, anche conoscendo l'impianto effettivamente dove si trova da un punto di vista anche ambientale, no? E quindi qualche dubbio lo avevamo. Va detto anche che l'impianto è un impianto del 1985, quindi ha infrastrutture purtroppo ormai datate, ma è un impianto comunque molto molto grande, perché parliamo di 1500 circa soci WISP, più altrettanti di associazioni sportive dilettantistiche, sempre nostre affiliate, che utilizzano gli spazi dell'impianto, quindi un numero di persone molto molto ampio. Contesto complicato da questi due punti di vista. Sappiamo alto inquinamento, conosciamo Roma, no? Le domeniche a piedi, ogni tanto ne sentiamo parlare, ma anche una questione, lo diceva chi mi ha preceduto, culturale. A Roma c'è una scarsa cultura della ciclabilità e degli spostamenti sostenibili. Però, grazie a questo progetto, abbiamo capito che effettivamente, se si lavora, diciamo, in maniera romanesca, contigna, le cose possono riuscire anche in contesti complessi e complicati. Perché? Perché abbiamo avuto una risposta da parte dei nostri utenti, e su questo subito dopo Alessandro sarà più preciso di me nell'andare a specificare quanti e nelle varie gare quali. È davvero, davvero importante. Si diceva prima, sport e ambiente è un binomio indissolubile, no? Beh, noi attraverso questa pratica di questo progetto abbiamo imparato che sport e ambiente possono essere un binomio indissolubile a partire dagli spostamenti che ognuno di noi fa per andare a svolgere la propria pratica sportiva. Ovviamente tutto questo non significa che è semplice. Non significa che con uno schiocco di dita si riesce, in un contesto come quello che raccontavamo prima, a raggiungere questo tipo di obiettivi. Però li vedevamo prima, insomma, dei risultati li abbiamo già raggiunti. Non soltanto però, perché grazie a questi interventi abbiamo iniziato a lasciare qualche cosa che non è fine a se stessa, perché questo era l'altro dubbio, no, un pochino che avevamo nell'approcciarci a questo progetto, cioè una volta che lo svolgiamo quest'anno, poi cosa può restare al nostro impianto e al nostro territorio? La risposta è che può restare molto, sia in termini di infrastrutture, diciamo, perché abbiamo potuto installare, ancora qui Alessandro interverrà dopo, rastrelliere all'interno del nostro impianto per permettere a tutti di posteggiare le proprie biciclette, abbiamo ridisegnato i parcheggi per riservare quelli diretti al carpooling, ma soprattutto abbiamo iniziato su un numero di nostri soci e di fruitori dell'impianto a cambiare quel contesto culturale di cui dicevamo sopra, cioè a far capire che anche a Roma, anche a Pietralata, ci si può spostare salvaguardando l'ambiente. Ancora di più, ovviamente, questa sfida di questo progetto ci ha, diciamo così, attratto da subito. Perché? Perché il nostro impianto è dentro una riserva naturale, quella della Valle dell'Aniene, quella che ospita il secondo fiume della nostra città, anzi, ospita anche la congiunzione tra l'Aniene e il Tevere. Quindi, insomma, eravamo, diciamo così, obbligati ad ottenere dei risultati attraverso queste pratiche. E da ultimo, siamo stati, da un certo punto di vista, anche fortunati, perché questo progetto ci ha permesso, e questa nostra esperienza diretta, ci ha permesso di iniziare a coprogettare, lo diceva prima qualcuno che mi ha preceduto, con le amministrazioni, in questo caso con il municipio IV della nostra città, che io dico sempre questa cosa, chi mi ha sentito in altre riunioni, diciamo così, con la WISP ormai ne avrà noia, però è una media città italiana, parliamo di quasi 177.000 abitanti, quindi un contesto complesso e ramificato. Abbiamo iniziato a coprogettare con le amministrazioni per sviluppare buone pratiche e
l'assessore Desideri tra poco ve ne parlerà, che possano andare oltre l'annualità di questo progetto per incentivare la mobilità sostenibile, quindi la mobilità in bici. C'è un progetto, appunto ve ne parlerà l'assessore, per ampliare anche al quarto municipio il noleggio di monopattini e di biciclette elettriche. C'è il progetto di implementare nuovi percorsi e percorsi ciclabili. Insomma, insieme all'amministrazione abbiamo capito che qualcosa si può fattivamente fare per migliorare la sostenibilità ambientale, ovviamente nel nostro caso di un quadrante della città. Quindi da ultimo abbiamo ritenuto questa sfida complessa, difficile, affrontata con qualche perplessità, ma al fine vinta in molti aspetti, perché abbiamo avuto una risposta da parte dei nostri soci e delle amministrazioni che davvero in un certo senso forse non ci aspettavamo. E tra poco, insomma, sia Alessandro che Federica entreranno dopo di me più nel dettaglio di questi due aspetti. Io vi ringrazio. Grazie. Guardi, lei è riuscito anche in qualche modo a rispondere a due delle domande che ci siano arrivate. Carlo Sabatini ci scriveva: il progetto è interessantissimo ma non esportabile nei piccoli paesi, in particolare nei paesi montani, diceva. Invece mi pare che voi abbiate più volte sottolineato proprio la replicabilità di questo progetto. C'è poi invece Salvatore Corveddu che dice: lodevole iniziativa, la mobilità, riassumo un pochino, prevalgono poi gli interessi materiali rispetto a quelli immateriali. C'è un problema etico, c'è una regia invariante rispetto alla necessaria cura. Mi permetto di rispondere io, ma lo farete anche voi negli interventi. Mi sembra evidente invece che sicuramente c'è un problema etico, c'è un problema di mentalità, e su questa voi state agendo. Ma c'è stato anche da parte di chi poi deve fare delle cose, Marchetti ci diceva appunto il dialogo con le istituzioni, probabilmente è più una questione di mentalità di avviarle le cose, però vi prego se poi vorrete rispondere anche a queste domande, magari ci ritorneremo sopra. Io darei invece appunto la parola a Alessandro De Paulis, che è il direttore dell'impianto sportivo Fulvio Verlandini WISP. E proprio lei, De Paulis, ci può dire questo, cioè il cambio di mentalità, il modo in cui le persone hanno reagito, il modo in cui avete lavorato, quindi qual è stata l'esperienza concreta. E poi due cose mi interessano in particolar modo. Uno è quanto avete dovuto fare per adeguare l'impianto, anche se in parte è già stato detto, i posteggi e così via. E l'altra, voi avete proposto degli altri incentivi rispetto a quelli dell'app? Allora, buonasera a tutti. Le chiedo forse di alzare un pochino il microfono, perché non la sentiamo benissimo. Io almeno non la sentivo. Proverò ad alzare la voce, allora. Ok, grazie. Vabbè. Dunque, sì, ci sono degli altri incentivi, nel senso che dell'app. Adesso scombinare un po' la presentazione che realizzerà. Comunque, lo ha un po' anticipato prima Simone Menti, sono cercato di fare degli interventi che poi rimangano nel tempo, quindi a livello e dei premi legati alle gare, che comunque sono dei incentivi forti, l'inserimento del la straniera, per esempio, fa sì che chi venga in bici può essere più sicuro. Il messaggio tecnico dalla regia ci segnalano che non si sente bene l'audio di Alessandro. Sì. Saprei cosa fare, però. Non avvicinarmi a parlare più forte. Ecco, sì, forse può avvicinarsi un pochino, le dobbiamo chiedere di stare un po' fermo così perché si sente meglio. Grazie. Dicevo, per rispondere alla sua domanda, sì, tutto quello che abbiamo fatto in realtà era per incentivare, così come i premi legati all'app. Le rastrelliere sono un incentivo all'utilizzo della bici, è sicuro, perché può bloccare, e una delle due rastrelliere anche. Il parcheggio riservato al carpooling permette di fare sempre parcheggio all'interno del nostro parcheggio se viene almeno un terminato. Abbiamo creato dei pass legati al carpooling che si ritirano in
periferia, quindi quello è un vantaggio che otterranno i nostri soci che verranno in carpooling, e quindi da oltre il progetto. Anche in realtà anche i regali stessi che abbiamo scelto sono molto affini all'abilità sostenibile, perché i primi premi delle tre gare sono un monopattino elettrico, una bici e una bici elettrica. In più anche gli altri premi tendono a dare la possibilità di continuare con quella che dovrebbe essere una modalità, l'avete già detto un po' tutti, cercare di cambiare quelle abitudini sbagliate, correggerle, migliorarle per migliorare la sostenibilità. Vi racconto velocemente un attimo quello che è il nostro impianto, che è stato detto, si trova a Pierrata. All'interno dell'impianto si possono, ci sono tante aree di calcio, di rugby, una pista di atletica, tre campi polivalenti, sono due campi di calcio a 5, una piscina, una sala dedicata alle discipline orientali, una sala fitness, una sala pesi, una pista di pattinaggio, lo skate park, l'area destinata al parkour, un pilone anche quello polivalente, un'area di arrampicata sportiva. In più c'è anche un'area dedicata ai centri di sport, che sarebbe il nostro centro studi. Il totale di discipline che si possono praticare nel nostro impianto sono 28. Ci troviamo all'interno di Pietralata, quella che prima era sicuramente una partita 85, adesso è una via di mezzo, ma che Alessandro, è... l'audio non si sente veramente male, scusami se ti interrompo, però ci sono alcune parti che non si sentono proprio. Hai per caso un auricolare? Ok. Simone, vuoi provare ad intervenire tu con le slide di Alessandro? Ci provo, va bene. Non so quali erano quelle successive, comunque ci provo. Alessandro stava, ho sentito come tutti, molto poco anch'io, però raccontando più o meno quello che è il nostro impianto e ciò che abbiamo fatto con il progetto Sport per Tutti. In particolar modo abbiamo, costruito, tra virgolette, all'interno del nostro impianto un percorso ciclopedonale che porta dall'ingresso su strada dell'impianto sportivo alle rastrelliere di cui dicevo anche io prima nel mio intervento. Un percorso ciclopedonale segnato a terra. Abbiamo segnato a terra dei parcheggi per il carpooling, quindi chi utilizza macchine condivise avrà un proprio spazio all'interno dell'impianto. Prima ho dimenticato di dire una cosa, l'impianto Fulvio Bernardini ha sempre avuto un valore aggiunto a Roma perché ha un grande parcheggio con cui si può andare in auto, quindi per ritornare alle difficoltà di qui sopra, no? È sempre stato un nostro punto di forza rispetto ad altri. Le rastrelliere per le bici, cui dicevamo, ne sono state installate due di tipo diverso. Abbiamo generato una mappa del trasporto pubblico che abbiamo fisso all'interno dell'impianto per permettere a tutti i fruitori dell'impianto stesso di capire come arrivare attraverso l'utilizzo di bus, metropolitana e compagnia. Abbiamo utilizzato l'app di cui avete parlato per dare premialità a chi ha scelto questo sistema di spostamento casa sport o lavoro sport. E Alessandro stava parlando, ecco, qui vediamo direttamente tutto, quindi sia il percorso ciclabile, sia i parcheggi segnati a terra per il carpooling, eccoli qui,
sia il pass da ritirare in segreteria per poter usufruire dei punti nell'app. Le rastrelliere sono state installate in due spazi, uno vicino alla piscina, uno nella parte che conduce alla segreteria e al campo di calcio, e poi la mappa del trasporto pubblico. Su questo il Fulvio Bernardino è un impianto tra virgolette fortunato, perché come potete vedere dalla mappa ha ben 4 fermate della metropolitana vicine, di cui 2 molto molto vicine, che sono Santa Maria del Soccorso e Pietralata, che sono sulla linea B della nostra metropolitana. Ovviamente i mezzi pubblici a Roma funzionano come funzionano, però questo aprirebbe tutto un altro discorso che adesso non è il caso di svolgere. E Alessandro stava raccontando velocemente, se posso, se abbiamo tempo, anche che cos'è il nostro impianto, quindi lo faccio in maniera molto molto veloce. Il nostro impianto è uno dei più grandi impianti comunali della città, e oltre agli spazi quelli classici, diciamo così, che si possono trovare in un impianto sportivo, quindi la piscina, la palestra, il campo di calcio a 11 e 2 campi da calcio a 5, ha anche una delle pareti d'arrampicata più alte d'Italia, del centro Italia quantomeno, uno skate park, una pista di pattinaggio e tanti spazi all'aperto. Io credo di non sbagliare se dico che sono stati tipo una 70, Alessandro poi fai solo sì con la testa o no con la testa, i partecipanti sì, ok, alle nostre gare, che hanno messo appunto in palio quei premi di cui parlava prima Alessandro, quindi bici, monopattini elettrici, insomma tutte cose che appunto, come dicevo prima, possano far restare qualcosa anche dopo il progetto ai fruitori dell'impianto. Grazie. Mi dispiace molto per De Paulis, ma abbiamo dovuto avere un supplente in qualche modo. Certo, mi rendo conto che un impianto come il vostro era già avvantaggiato, come ci diceva anche Marchetti, da una serie di cose. Io chiederei adesso all'assessore all'ambiente del quarto municipio di Roma, Federica Desideri, mi dite se è collegata, perché non ho... Sì, mi sentite? Mi vedete? Sì, la sentiamo, buonasera. Buonasera, ecco, buonasera. Sono qui. Buonasera. Assessora, naturalmente... La domanda poi sorge spontanea ed è anche venuta in qualche modo a galla. Ci vuole poi una collaborazione con le politiche della città, perché questo sempre da chi abita a Roma, lì c'è la metropolitana, molti altri spazi non sono raggiungibili in questo modo. Quindi immagino che voi abbiate un programma anche per incentivare la mobilità sostenibile nel percorso casa impianto, che poi è un piano più ampio. E vorrei anche che lei ci dicesse però qual è l'importanza di un'iniziativa come quella della WISP nel mettere in connessione appunto vari attori. Prego, assessora. Intanto grazie a tutti e grazie di avermi invitato, grazie a WISP che come sempre si identifica come un soggetto stimolatore e portatore di buone pratiche. Ho ascoltato chi mi ha preceduto e devo dire insomma un'analisi attenta e uno stimolo importante. Noi con WISP, in particolare con WISP Roma e Lazio e l'impianto sportivo Bernardini, collaboriamo da anni. Io poi in particolar modo sotto vari aspetti e anche nei miei precedenti incarichi ho avuto sempre modo di collaborare con questa realtà, che è una realtà storica per la città di Roma, una realtà che ha rappresentato opportunità per i cittadini, opportunità non solo legate allo sport ma anche opportunità di crescita intellettuale e culturale. Vivi Città e altre iniziative sono state sempre, stimolatori per anche temi come quelli della sostenibilità ambientale. E appena diventata assessora, noi abbiamo, grazie anche a una collaborazione che si era creata con la Regione Lazio, abbiamo sottoscritto entrambi, su ovviamente punti diversi e attività diverse, il contratto di Fiume Aniene, che è la seconda infrastruttura del nostro territorio.
scontavamo un ritardo come amministrazione nell'adesione di questo strumento che ha visto e vede tuttora una collaborazione più stringente. Noi con WISP sottoscriviamo insieme ad altre realtà che gravitano nel mondo del terzo settore, altri comuni, altri municipi, uno strumento che ci fa impegnare come amministrazione su un progetto di realizzazione di interconnessioni ciclopedonali del nostro territorio. Il nostro territorio è la parte di Roma più grande di accesso a Fiumaniene, tocca quasi 5 quartieri. WISP è un po' come dire il baricentro di questa realtà. Nelle prossime settimane, lo possiamo già preannunciare, vero Presidente, presenteremo, WISP ci ha concesso anche il luogo per presentare il completamento di uno dei progetti di educazione ambientale che hanno visto alcuni istituti del nostro municipio lavorare a stretto contatto anche con altre realtà sul contratto di fiume. E l'altro importante, presenteremo il primo assegno di ricerca che abbiamo finanziato come municipio con l'Università di Roma, la Sapienza e il DIAF, proprio per la realizzazione di questi obiettivi, di queste azioni. WISP è, come ho detto prima, il baricentro, diventa il crocevia, diventa un po' come dire l'anello di congiunzione, perché a neanche un chilometro la Regione Lazio ha finanziato e stanno ultimando le procedure una passerella ciclopedonale che collega le due sponde dell'Aniene, per chi è di Roma, lato Casal de' Pazzi, lato Pietralata. Lì noi insieme appunto a questo studio con l'università ci uniremo per collegare, come dicevo prima, quattro quartieri: Pietralata, Casal de' Pazzi, Coglianiene, Tor Cervara, e quindi creare una sorta di interconnessione modale alternativa alla sede stradale, come dire, alle strade normali. Quindi ripeto, stimolazione, interesse, ma anche molti progetti che ci aiutano e parlano la stessa nostra lingua. Ripeto, la WISP e l'impianto cadono a pochi metri dai due progetti principali che sono il PULS e il GRAB, che appunto con la nostra azione del contratto di fiume completano questa visione. È evidente che è un percorso lungo, che ha visto ovviamente anche riattivare gli uffici a lavorare su una progettazione anche un po' alternativa. Però io sono abbastanza fiduciosa, anche perché la capacità della WISP è quella di aiutarci anche in modo diverso a comunicare con i cittadini delle opportunità che sono quelle di rendere più sostenibile il nostro territorio. Cioè l'idea anche di questo progetto che io ho letto, e mi scuso se magari posso mancare qualche elemento, è una grande opportunità che grazie a WISP il nostro territorio riscopre, insomma, e può avere. Considerando che poi ci sono tutte le politiche, ovviamente, di quel sindaco quartiere, gli assessori comunali sull'argomento stanno investendo proprio per una maggiore sostenibilità dei nostri territori. Noi ospiteremo la tranvia Palmiro Togliatti Cinecittà, che è un'altra delle infrastrutture importanti, e WISP sarà connessa anche cioè questo progetto del contratto di fiume e le azioni del contratto di fiume nasce pure per dare, come dire, un'opportunità per arrivare a quest'altra interconnessione. Quindi oltre alle metro noi avremo, cioè l'impianto sarà anche dotato di questa connessione, di questa infrastruttura che è stata preannunciata dal sindaco. Gli uffici ci stanno già lavorando in maniera
stringente, quindi come dire, non può che venire bene, fatemelo passare il termine, venire in quarto municipio a fare sport, ecco, questo grazie al fatto anche che c'è un impianto, c'è una struttura che è di altissima qualità. Penso di aver risposto alle sue stimolazioni, sì, dottoressa. Sì, assessora, tra l'altro mi lasci dire appunto che noi di Green and Blue ci stiamo occupando appunto del piano mobilità di Roma, c'è un piano molto ambizioso, sono previsti molti fondi e lasciatemi anche dire che al di là di tutto e anche delle difficoltà che ha una città come Roma, però Roma per esempio ha presentato, ed è una delle poche, anche un piano di adattamento climatico. Quindi voi che state vicino all'Aniene, giustamente il presidente Pesce ha iniziato parlando proprio di quello che sta succedendo in Emilia-Romagna, queste sono politiche che vanno attuate pensando in maniera un po' più ampia. Permettetemi di dire una cosa rispetto a chi ci sta seguendo, Carlo Sabatini, che diceva appunto forse non si può, questo progetto non va bene per i comuni montani. Lui diceva la mia sottolineatura era principalmente per le caratteristiche orografiche. Mi permetto di sottolineare però che è vero, magari nei comuni montani non si può andare in bicicletta, ma è altrettanto vero che la mobilità deve prevedere più possibilità. Non possiamo pensare che possano essere soltanto le biciclette o i monopattini. E mi pare che il progetto WISP, e l'abbiamo visto e ce l'ha detto l'assessora Desideri, punti su più possibilità, che poi è questa la cosa importante, direi. Posso aggiungere una cosa, dottoressa, prego, su questo prego. Aspetto? Che è corretta, diciamo, la domanda, cioè nelle realtà più piccole cosa si può fare in buona sostanza. Allora, quando si pianifica la mobilità, io ho fatto vari piani, ad esempio casa-scuola, mi sono trovato spesso a agire, ricordo per il comune di Ancona, su succursali dei plessi scolastici isolati con evidenti problemi di raggiungibilità. Quindi si parte da uno studio, si analizza la situazione, ad esempio non si chiederà ai genitori o agli studenti di venire in bicicletta o a piedi perché le distanze sono ampie, ma un'adeguata pianificazione del trasporto scolastico o delle pratiche come il carpooling, cioè mettersi d'accordo tra i genitori in maniera organizzata, eccetera, hanno degli impatti formidabili sulla mobilità scolastica. Questa pratica vale anche per la mobilità a casa sport, cioè bisogna partire dai dati, dalla conoscenza, per poi pianificare in maniera corretta, con strategie adeguate. Quindi questo è un po' la risposta, ecco, che volevo dare. Grazie. Assessora, le rubiamo ancora 2 minuti perché ha destato molto interesse tra chi ci sta seguendo il suo riferimento alla mobilità ciclabile. Livio Lanni chiede cosa sta progettando il quarto municipio per la mobilità ciclabile e Maurizio Bianchini chiede invece se ci sono allo studio altri percorsi ciclopedonali oltre a quello del ponte sull'Aniene nel quarto municipio. Ma i percorsi ciclopedonali, vado velocemente, sono già più o meno stabiliti da programmi preesistenti, come ho detto prima, il GRAB e il PUMS, che sono documenti accessibili su tutta la piattaforma del Comune di Roma. Il sindaco Gualtieri l'ha messo al centro dell'azione, come dire, strategica, del mandato, e il presidente Umberti, che tra l'altro noi la parte delle piste ciclopedonali è più una materia di mobilità, anche se poi si interfaccia molto sull'ambiente. Noi abbiamo intenzione di come dire, lavorare e mettere l'acceleratore su tutti questi progetti. Anche il progetto che dicevo prima della fruizione del fiume, quindi creare un'interconnessione tra i quattro quartieri,
va in questa direzione, perché noi abbiamo ad esempio interi quartieri come Casal dei Pazzi che non hanno l'accesso diretto alla metropolitana, invece con la passerella passando davanti all'impianto sportivo possono arrivare a due stazioni di metro e oggi addirittura alla interconnessione della rete della tranvia che verrà realizzata su tutta la Palmiro degli Atti. Quindi i progetti ci sono, i fondi ci sono perché il PNRR, come lei ha ricordato in apertura, consente ai comuni di mettere a terra queste progettazioni. Ci stiamo lavorando, ovviamente una lotta contro il tempo, perché lei si immagini una struttura amministrativa che deve fare tutta una serie di passaggi, compreso vincoli e controvincoli quando si fa anche un 100 metri di strada. Noi siamo fiduciosi però, perché c'è una bella col contratto di Fiume, ad esempio, abbiamo creato questa sorta di collaborazione tra tutte le istituzioni. È un po', fatemi passare il termine, quello che accade in una conferenza di servizi, ma con una elevatura maggiore, perché c'è una progettazione di fondo, una visione. Quindi un pezzo lo mette la UISP, un pezzo lo mette il quarto municipio, un pezzo il Comune di Roma e un pezzo l'autorità di bacino e quant'altro. Però le piste ciclopedonali sono tutte lì e l'amministrazione sta lavorando molto e velocemente su questo, perché sono il futuro. Grazie assessora. Io direi posso dottoressa Nadotti cogliere un attimo. No, mi sembra che l'assessore Desideri abbia veramente centrato il punto. La ringrazio perché è perfettamente in linea con quello che volevo dire nel mio intervento, cioè che bisogna lavorare anche per una cultura della sostenibilità, non basta, come diceva una pubblicità di quando ero piccolino, basta la parola. Quindi far entrare anche questi concetti non è immediato. A questo proposito colgo l'occasione anche per dire, che il percorso che vuole intraprendere è già stato percorso, per esempio, dall'Unione dei Comuni della Valdera, quindi non un comune soltanto. Quindi il fatto di inserire la premialità come concetto, che poi bene, ha detto bene prima la risposta, anche Genova, se vogliamo, non è una città facile, non c'è bisogno di andare in montagna, basta rimanere al mare. D'accordo, o Siena, sono città che sono poco ciclabili, però sono città che si girano bene anche a piedi, non solo Genova, ma anche la metropolitana. Quindi abbinando uno spostamento, come si dice, plurimodale, uno certamente può evitare l'uso massiccio dell'automobile. No? Questo professore... sì. L'assessore l'ha centrata bene. Adesso finisco. Basta, sto zitto, il mio mestiere è parlare. No, ha ragione, volevo sottolineare che dal punto uno dei nostri ascoltatori sottolineava l'urbanistica, il cambio di mentalità principale è quello di iniziare a pensare a una città che non è fatta per le auto. Noi da anni, e sappiamo anche perché, pensiamo che la città sia fatta per le auto, ritornare invece a una città che è a misura di persona, e ci sono esempi illustri in Europa, ne cito una, Barcellona, che ha fatto un piano incredibile da questo punto di vista, ma tante altre città. Ci sono gli esempi anche in Italia. È giusto, è un cambio di mentalità. Io chiederei al presidente Pesce, se è ancora con noi, se vuole concludere. Io intanto vi ringrazio, ringrazio tutti e vi rimando al sito dell'UISP dove si parla appunto anche di questo progetto e dove magari potremo anche vedere le slide di questo interessantissimo incontro. Presidente, a lei la parola per concludere, grazie. Grazie a lei dottoressa Nadotti, grazie Cristina, ma io direi così, una UISP che esce da questo evento all'interno del Festival ASVIS con ancora una maggiore responsabilità, ecco, di essere un grande corpo intermedio che si mette a disposizione sul territorio, che sa quanto sia fondamentale fare squadra con le istituzioni, con le reti sociali, con il mondo dei saperi, della ricerca, dell'innovazione, e appunto un'associazione che cerca di cogliere tutte le opportunità, le occasioni che si presentano per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, in particolare facendo crescere
la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 attraverso appunto azioni concrete, soprattutto nei nostri giovani. Tra l'altro in questi mesi abbiamo anche accompagnato il progetto di MOB, Movimento in Rivoluzione, e il progetto biennale promosso da Fondazione Unipolis proprio per avvicinare la cosiddetta generazione Z alla mobilità sostenibile, rendendo i giovani partecipi di esperienza di cittadinanza attiva. Grazie, dottoressa Nadotti, per aver messo in evidenza, ecco, restando all'attualità di questi mesi, anche il nostro punto di vista, il punto di vista dell'UISP in occasione della nostra adesione alla campagna Capitani per il Clima, lanciata recentemente da Repubblica nell'ambito della testata online del mensile in edicola Green and Blue del gruppo GEDI. E in quell'occasione io, ecco, sottolineavo, affermavo come lo sport debba diventare sempre più protagonista della transizione ecologica, del contrasto alle emergenze climatiche e della costruzione appunto di una società più sostenibile. Poi ringraziamo, ecco, lei, per ringraziare i media che ci accompagnano in momenti di approfondimento, di riflessione, di confronto e che ci accompagnano nel promuovere attività, azioni, progetti, un supporto assolutamente fondamentale, quello della comunicazione, quello della comunicazione sociale. Quindi chiudo ringraziando veramente tutte e tutti con un ulteriore abbraccio, ecco, seppur virtuale, di tutta l'associazione alle popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna, e facendo un particolare saluto, restando nell'ambito di questo progetto, alla Polisportiva Masi, che è appunto impegnata nelle azioni all'interno della Cittadella dello Sport di Casalecchio di Reno, che è stata una realtà sportiva colpita dalle esondazioni che hanno coinvolto anche il territorio bolognese. Grazie ancora davvero.